Ciao Vale, io mi sto prendendo cura della mia pelle, mi sto facendo una maschera e tu che fai? Guarda, lasciamo stare che io ho fatto un casino con la mia pelle oggi che non hai idea, cioè devi vedermi assolutamente, però non prendermi in giro. Ci connettiamo, ci stai? Allora, non ti prometto niente sul prendere in giro, però connettiamoci, vai. Siamo Cecilia Cantarano e Valeria Vedovatti. Questo è un podcast di Cora Media. Si chiama... Buonanotte. Buonasera, Vale. Ciao Ceci. Come stai? Tutto a posto? Sto già sbadigliando. Ecco, bellissimo. Vedo seratona proprio, veramente. Living sì, la veramente. Uscite, discoteca, sì. Bailar, fare fiesta. Quindi, rieccoci qua, come sapete. Io e Vale ci sentiamo sempre la sera, ci raccontiamo tutti i fattacci nostri. E poi ci è venuto in mente di condividerli anche con voi. E perciò ascoltiamo le vostre testimonianze e chiacchieriamo, parliamo, esatto, a raffica. Nessuno ci interrompe, siamo logorroiche. Andiamo così, senza un freno. Tra l'altro grazie per i vostri vocali, perché siete sempre super calorosi, ne mandate sempre moltissimi, quindi grazie, grazie, grazie. Ma oggi parliamo di cosa, Cici? Allora, Vale, parliamo di volersi bene, che in inglese, per fare un po', sarebbe self-care, self-caring. Self-care, faremo finta... Take care of yourself, exactly, guys. Yes, sono tornata da Londra e sono meno... Ormai tu British. Yes, of course. London Bridge. Of course. Insomma, parliamo di tutto ciò che facciamo per prenderci cura di noi stessi, per coccolarci, per sentirci meglio. Esatto, è molto importante. Per esempio, Vale, tu quando sei stanca, dopo, che ne so, una giornata intensa, hai fatto 2000 cose, che sali, scendi, corri, salta, cosa fai per staccare? Come stacchi la spina? Io ascolto la musica di solito. Non sono una grande amante dei film e delle serie la sera, perché quando sono già stanca mi addormento dopo un Bene. Secondo. E quindi, insomma, preferisco ascoltare un po' di musica, magari guardare un po' i social. Vedo, insomma, la vita loca, proprio living la vita loca la sera. Esatto, tu? Dipende, dipende. Sono molto brava in questa cosa, però, onestamente, tipo rilassarmi, prendermi momenti per me. Sono veramente molto brava. Mi piace disegnare, vedermi film. Insegnami. Guarda, quando vuoi. Cioè, io proprio sono quella che si mette sul terrazzino con la coperta, che si vede i film, si mette a disegnare. Prendo molto tempo per me stessa per fare le cose che mi piacciono, perché penso che questo ci faccia essere persone meno frustrate. Vero, vero. Ieri sera mi sono messa sul letto col gatto a vedere Lilli e il vagabondo e ho fatto finta che il resto del mondo non esistesse e mi sono addentrata nella trama. Tra l'altro è tratto da una storia vera, Lilli e il vagabondo, lo sapevi? Io non l'ho mai sto visto. Scherzando. Ok, quindi non puoi capire la battuta. Sono una persona triste. Vale, questo è molto brutto. Vale, veramente. Recupererò. Ti do i compiti a casa. Allora, numero uno, Ratatouille. Perché sai che i film Ratatouille, sì, Ratatouille l'ho visto più volte. È un gran è anche quello tratto da una storia vera. Quello bello, davvero? Ma come fa a essere una storia vera? Un topo che cucina? Vabbè, magari... Cavolo, è vero. Lo dico sempre a tutti, questa cosa della storia vera, e tutti all'inizio... Oh, è seria, sono un po'... Hai ragione. Sono un po' fusa. No, ma tranquilla, tanto pure di mattina la gente ci casca. A mia madre gli ho detto che app era tratto da una storia vera. E lei, come hanno fatto bellissimo a stare la casa? Io ho fatto, mamma, scherzavo. E come ci siamo finiti a parlare di questo? Comunque devi fare i compiti a casa, devi assolutamente vedere dei film che io ti darò da vedere nei momenti in cui ti devi rilassare. Se vuoi ti do proprio i compiti, ti dico ok, coperta più film, poi disegnare, poi altre cose che faccio per rilassarmi, gioco alla Nintendo Switch, l'ho comprata solo, rompi i piatti, quello è quando sono esaurita. Allora io lavoro molto su me stessa, perché c'è veramente molto lavoro da fare. E quindi anche su di me. E invece quando sei giù, le giornate in cui sei un po' demoralizzata, cosa fai per tirarti su? Vado a fare una passeggiata. A me piace un sacco fare una passeggiata all'aperto, soprattutto se c'è il tramonto, mi piace un sacco, anche da sola. L'altro giorno sono andata su in un monte dove c'era il tramonto a guardare il sole e scendere con la musica. No, io invece quando sono triste mi chiudo tanto, non esco, sto molto a casa, perché oppure esco con i miei amici, però tipo da sola a passeggiare. È che qua a Roma, dove vai, fa la passeggiata su a Palmiro Togliatti, diciamo che di base non è così incredibile. Chi è di Roma può capire che ho citato, diciamo, una via che non è incredibilmente verde e con gli uccellini. Ok, allora let's go col primo audio. Let's go, let's go. We are ready. Yes. Ciao Ceci, ciao Vale, sono Sofia, ho 13 anni e per ricaricare le batterie devo sistemare la mia stanza. Ah, per me è un peso invece. Perché avendo un ordine in giro, creo un ordine mentale che mi permette di stare bene e fare cose che mi fanno stare bene.
Ciao Sofì. Ciao Sofì. Allora, io invidio un sacco le persone che stanno bene sistemando la stanza, perché io sono un disastro invece. Io sono la persona, penso, più disordinata del mondo e sto bene nel mio caos. Cioè io tipo metto in ordine ogni giorno, ma dopo 10 minuti ridisordino. E quindi è veramente un loop da cui non riesco a uscire. Ho sempre disordine ovunque. E quindi... Quasi ti piace. Esatto. No, a me piace. Mi trovo molto meglio. Idem, io sono disordinata solo con me stessa. Però sicuramente, diciamo, una cosa che non mi rilassa particolarmente è... Ah no, però mi piace sistemare tanto, mi rilassa, però non i miei spazi. Cioè se tipo mi piace andare, che ne so, vado a dormire a casa di un'amica, siamo solo io e lei, io mi sveglio prima e mi metto a risistemare tutto perché mi piace la mattina. Sì, mi piace tanto. No, lavare io no, i piatti, questo no. Lavastoviglie, tutte queste cose mi piace un sacco. Mentre camera mia non me frega niente, infatti non, guarda Vale, tu comunque magari la conosci camera mia perché ci chiamiamo, la vedi, ma t'assicuro che pare veramente che ci sono esplose 7 bombe nucleari e che nessuno dopo si è preoccupato dei pulire. Sì, ma io compro anche un sacco di cose a caso. L'altro giorno ho comprato un costume tipo da ballerina, e menti quelli gonfiabili, è tipo un uomo che fa balletto con la corona. Sempre utile. A caso, cioè a caso, 25 euro così, woo! Andare a fare la spesa, oh, è sempre utile, Vale, ricordati che le cose possono... Mia madre mi ha regalato, visto che c'avevo poche cose in camera e non c'avevo ovviamente 350 cose ovunque, ha pensato di regalarmi il gioco dell'oca, che è stata molto carina in realtà. Però mi fa ridere perché è a libreria, il gioco dell'oca, e scatole, una chitarra così, di tutte di più, ukulele, e i coppe di quando facevo pattinaggio a 10 anni appoggiate là, vabbè. Ceci, ma ne ascoltiamo un altro di vocale, perché mi sa che con l'ordine non ci siamo. Esatto, andiamo avanti che è meglio. Ciao Ceci, ciao Vale, sono Beatrice, ho 20 anni. Ciao Bea. Il tempo che dedico a me stessa non è tanto, perché dedico tanto tempo allo studio e tra l'altro lavoro per guadagnare qualcosa. Carina. Però in realtà nel weekend passo tempo a fare dolci e modestamente sono anche brava, e il mio piatto forte è la cheesecake. Adoro. Inoltre passo il mio tempo anche a fare passeggiate con le mie amiche. Un bacio. Dobbiamo vederci, Bea, perché tra cheesecake e passeggiate io ci sto. Comunque la cheesecake è tipo una delle mie torte preferite in assoluto. Io non sono una grande amante di dolci, ma la cheesecake, tanta roba. Io intollerante al latte, coi dolci è un casino, non li mangio mai, proprio mai. Devo prendere tutto senza latte e senza uova, perché inizialmente quando ho fatto l'analisi ero anche intollerante alle uova, quindi non potevo mangiare niente, i dolci ho fatto proprio addio, amici. Ma una domanda, ma le cose tipo senza lattosio eccetera sono buone o no? Non ho mai capito. Sì, sono della stessa cosa. Ma in realtà l'intolleranza al latte, o comunque le intolleranze, quando lavi l'alimento dopo un po' ti vanno via, quindi può essere pure che non sono più intollerante, dovrei andare a fare analisi, ma sai... Sono pigra, non mi va di andare. Sei una donna impegnata. Lo so, il business, ragazzi, capitelo, dai. Ma tu come sei messa con la cucina? Allora, ho scoperto nell'ultimo periodo che sto messa molto meglio di quanto pensassi, perché de base io riuscirei pure a bruciare l'acqua da camomilla, però ultimamente sto scoprendo che invece so cucinare, perché evidentemente il mio cervello è stato tipo una spugna, e guardando sempre mio padre cucinare, mia madre cucinare, avrò imparato qualcosa, perché mi serviva di cucinare perché sono stata molto tempo da sola. E ho tirato fuori, ragazzi, dei piatti incredibili, paste col tonno, patate in padella. Incredibile, ragazzi, altro che... Oh, ma Vale, ma incredibile, col basilico, oh, ma incredibile. Qua, gourmet, 5 stelle Michelin. Sì. No, io invece sono messa abbastanza bene, in realtà, non lo faccio spessissimo, perché essendo anche da sola... Certo. Tendo spesso a fare qualcosa di molto easy, però quando magari sono con Jody... Mi sbizzarrisco e preparo dei piatti, insomma, il pollo al curry ho fatto ieri sera, poi risottino e frutti di mare, qualche cosina la faccio. Vedi, allora tocca fidanzarsi per imparare a cucinare, mannaggia miseria. Ma c'è stata tipo una volta in cui hai cucinato e hai fatto un vero disastro? Un milione di volte. Questa che sto per raccontarti è molto bella, perché io non sapevo che l'olio, quando frigge nella padella, tu non ci puoi buttare l'acqua dentro fredda. E quindi non penso che chi sente già si starà immaginando la scena, però immagina padella di olio fritto che frigge, okay, e io che ci butto l'acqua fredda per tipo raffreddarlo, non sapendo che ovviamente prende fuoco, quindi improvvisamente no. Colonna di fuoco altissima, e io allora ce li metto comunque i bastoncini Findus, oppure devo metterci altra acqua? È arrivata mia madre, no, ma non ero con mia madre.
Però qualcuno sicuramente è arrivato a darmi soccorso. A me una cosa simile è successa con un tovagliolo, perché stavo cucinando e avevo lo Scottex vicino alla pentola che ha preso fuoco e io ho paura del fuoco, quindi l'ho preso in mano e soltanto che si stava sempre più disintegrando e sono rimasta con un pezzo di 2 mm di Scottex in mano. Ho iniziato a urlare: sta prendendo fuoco tutto! Stavo già per scappare via e poi l'ho spento in qualche modo. C'è qualcosa che ti piace mangiare, che ti rilassa, cioè che con cui ti coccoli, tipo e dici ok, oggi mangio quello? L'aperitivo è proprio qualcosa che mi piace fare tanto e che quando insomma ho voglia di coccolarmi un po', chiamo qualcuno e dico andiamo a fare aperitivo, perché è proprio mi piace anche l'atmosfera, tutte le persone intorno, anche loro che fanno aperitivo, quindi questa penso sia la mia cosa preferita. Tu? Io non è un cibo buono, però è un cibo che evidentemente associo a qualcosa che mi coccola, tra virgolette, perché tutte le volte che stavo male mia mamma me lo faceva, che è il riso in bianco col parmigiano e l'olio e la pizza bianca. Quindi quando io sono triste, le mie amiche lo sanno, mi portano la pizza bianca. Pure il mio ex fidanzato sempre lo sapeva, quando ero triste arrivava con la pizza bianca, ma me ne comprava un botto, io me la tenevo da parte perché sapeva che mi tranquillizzava mangiare la pizza bianca, perché da piccola proprio, che carina, visto che questa cosa, sì, che ai bambini gli compri la pizza, la focaccia tipo, no, e gli dai i pezzettini, le striscette, e a me quella cosa mi è rimasta e mi tranquillizzava. Che cosa carina. Quindi, dopo questa cosa così tenera, ecco, lo sai, andiamo con il prossimo Next vocale. One. Sulle mani, Milano, Roma. Pubblico in delirio. Ciao, io sono Anna, ho 20 anni. Io suono la batteria e il basso. E in generale, insomma, la musica mi aiuta a stare bene. Poi aggiungeteci che sulla batteria picchio come un'ossessa e il risultato, insomma, è terapeutico. Bellissimo. E niente, grazie. Cece, Vale, vi seguo sempre e un bacio. Ciao. Ciao tesoro, bellissima. Bella la musica, sì, cioè sfoga tanto, sì. Io suonavo il mandolino, adesso purtroppo l'ho abbandonato. Io piano, chitarra e ukulele c'ho qua a casa. Bello. Aspetta Vale, ti faccio sentire l'ukulele. Vai, vai. L'unico problema è che al momento ho le unghie molto lunghe, perché ho fatto un lavoro e mi hanno fatto queste unghie lunghe, quindi è difficile suonare, però bellissimo. E niente, questo era un assaggio. Mo non mi metto a farti il concerto, però bellissimo. Insomma, è molto rilassante per me. Vabbè, e quindi mi piace mettermi tipo in accappatoio oppure dopo la doccia, tutto fresco l'estate, vicino alla finestra, bellissimo, a suonare. Eppure al campeggio in Grecia sempre me lo portavo e la sera andavo in spiaggia da sola verso le 9, così al tramonto, perché là comunque alle 9 ancora c'è il sole, in spiaggia da sola a suonare, a cantare, proprio meraviglioso. Là è proprio la pace, è il massimo che posso raggiungere. Comunque, ci ascoltiamo un altro vocale? Brava, mi hai anticipato. Ormai siamo connesse noi. Ciao Ceci, ciao Vale. Io sono Giorgia, ho 21 anni. Io sono Giorgia. Allora, io quando sono triste mi piace tantissimo farmi i trattamenti di bellezza, quindi le maschere, gli scrub e soprattutto le maschere ai capelli. E anzi, a proposito di capelli, una delle cose strane che faccio è strapparmi sempre le doppie punte anche in pubblico, quindi magari se sono in mezzo alla gente certe volte sembra anche un po' strano. Sono io. Comunque niente, che bello sentirvi. Comunque intanto ciao, buongiorno a tutte e due. No vabbè, ciao. Ciao bellezza. Allora, mentre lo dicevi c'era Vale con i capelli in mano letteralmente. Allora, io sono veramente ossessionata dalle doppie punte e voglio cercare di smettere di strapparmele, di guardarmele ogni due secondi. Ma è da quando sono alle medie che non ce la faccio. Cioè è proprio una cosa che fa parte di me e in ogni momento, soprattutto quando sono agitata o insomma in paranoia, un po' triste, passo veramente tantissimo tempo a guardarmi le doppie punte e a toglierle, ed è orribile questa cosa. Voglio assolutamente disintossicarmi, devo andare in un centro di recupero per doppie punte, però insomma centro di non credo esista. Sono l'unica? Te no, c'è dico. Anche lei. Ci facciamo un bel gruppetto. No, non credo esista. Ah sì, e dici lo fondate voi, ma non credo che già esista un gruppo di recupero per doppie punte. Divento la CEO dei centri di recupero per doppie punte. Che dai, io fai investimento. Ragazzi, ho aperto dei centri importantissimi per un problema iper diffuso. Hashtag ADV, ragazzi, fate swipe up per iscrivervi al mio corso. Al mio corso di non toccare, esatto, le doppie punte, vi leghiamo, vi portiamo in un bosco, vi leghiamo le mani, esatto, e rimanete lì una settimana. Comunque,
cose di bellezza, insomma, piace un sacco anche a me. Io vorrei andare a farmi anche un massaggio, perché non sono mai andata e poi sono tutta incriccata, perché ho sempre lo zaino con dentro computer, videocamera, questo, quello, quell'altro, e quindi sono gobba e ho la schiena tutta completamente bloccata e ho 18 anni, cioè questo è tutto dire, e sembro una vecchia di 80 anni, e quindi avrei bisogno proprio di un massaggio per sbloccarmi. E infatti mi sa che dopo la nostra chiamata prenoto o domani mattina, vabbè. Io sono andata... No, ecco, ti ho detto che c'è la mia migliore amica che è super intraprendente, fa tutte cose senza senso. Una mattina mi sveglio alle 10, tipo alle 9, messaggio da lei, andiamo a fare un massaggio al viso. E io, dai, sono alzata, siamo uscite, ci siamo trovate fuori al massaggiatore, entrate in due salette diverse, siamo uscite con la faccia tutta smontata dopo tipo 35 minuti di massaggio facciale. Sì, ma Ceci, tu mi vedi in questo momento a proposito di cose di bellezza. Io ieri ho fatto una lampada, perché ieri è andata così, mi sono svegliata, ho fatto una corsetta tranquilla nel parco, sono morta perché c'era un sole pazzesco e stavo morendo di caldo, e quindi ho detto, vabbè, sta arrivando proprio l'estate, ma io sono una mozzarella, andiamo a farci una lampada, non è una cattiva idea. Geniale. E il pomeriggio avrei avuto anche uno shooting, quindi ho detto almeno mi abbronzo un pochino e per le foto sono tutta bella abbronzata. Ok, vado a farmi la lampada e insomma esco e non ho notato nessun cambiamento. Ho detto vabbè, passa qualche ora, inizia a diventare un po' rossa. Passa qualche ora ancora, no! Inizia... cioè inizio ad essere tutta accaldata, la pelle inizia a essere veramente caldissima. Passa ancora qualche ora e ero distrutta ieri sera, cioè veramente avevo la pelle che prendeva fuoco e adesso insomma sono ancora tutta quanta rossa, gli occhi gonfi, veramente è stata una cosa abbastanza traumatica e spero che questo rosso diventi abbronzatura, perché altrimenti la situazione è tragica. Ma a me mi fa ridere lo shooting, immagino lo shooting tutta la rossa. Sì, sembrerò un gambero, però vabbè. Sai che puoi fare? Impacchi, vale, bisogna veramente subito correggere questa cosa, se no dormi malissimo. E sì, esistono pure i dopo sole, sì, queste sì, cose sì, qui. Uno l'ho comprato infatti perché la situazione era veramente tragica e mi hanno consigliato tutti in direct un impacco all'aloe vera, un dopo sole all'aloe vera. Ora te lo fai. E quindi adesso mi sa che me lo farò, perché devo cercare di spegnere il fuoco che ho sul viso. Quindi buonanotte da me e dal gambero rosso. Buonanotte a tutti. Buonanotte ragazzi, alla prossima. Ciao. Notte. Buonanotte è un podcast di Cecilia Cantarano e Valeria Vedovatti, prodotto da Cora Media, scritto con Edoardo Scognamiglio, a cura di Michele Rossi, il producer è Matteo Perkins, le registrazioni e la post-produzione sono di Paolo Corleoni. Il supporto di ricerca contributi è di One Shot Agency.